Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo dei buonissimi biscotti con le castagne. Questa ricetta nasce da un esperimento fatto con delle castagne arrostite e triturate che avevamo in congelatore. Purtroppo questa volta le castagne arrostite non sono ancora riuscita a trovarle, useremo le castagne lesse, ma vi assicuro saranno buonissimi lo stesso. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 180 g di castagne lessate, 280 g di farina 0, va benissimo anche la 00, rimane solamente più fine. Ci serviranno 200 g di burro e 200 g di zucchero, 150 g di gocce di cioccolato, 2 uova, dell'estratto di vaniglia, una bustina di lievito che sono 16 g e un pizzico di sale. Mettiamoci subito a cucinare. Ho messo le castagne nel mixer, andiamo ad aggiungere anche una parte dello zucchero, questo eviterà che le castagne, essendo lesse, si attacchino alle lame e all'interno del mixer, e andiamo a triturare bene tutte insieme. Andiamo a posizionarlo in una ciotola, deve venire di questa consistenza e mettiamolo da parte. Ora potete usare anche uno sbattitore manuale, io utilizzo la planetaria perché da quando ce l'ho in casa è diventata la mia migliore amica. Andiamo ad aggiungere prima di tutto lo zucchero e il burro. Il burro morbido io l'ho lasciato circa una ventina di minuti, una mezz'oretta a temperatura ambiente. Sbattiamoli bene insieme fino a rendere il burro una pomata. Il burro si è ben ammorbidito, andiamo ad aggiungere le uova una alla volta. E ora è arrivato il momento di aggiungere il sale e la vaniglia. Mischiamo mentre la macchina va il lievito con la farina. E andiamo ad aggiungerla piano piano al composto. Piano piano, altrimenti formate una grande nuvola all'interno della vostra cucina. E ora tocca la farina di castagne. Scusate, non la farina di castagne, le castagne triturate. Qui mi è venuta in mente la farina di castagne perché questa ricetta si può fare benissimo anche con la farina di castagne. Solo che io ho provato con le castagne triturate e la consistenza che dà mi piace un sacco. L'ultimissimo ingrediente che ci rimane da aggiungere sono le pepite di cioccolato. Aumentiamo leggermente la velocità, diamo un'ultima mescolata per qualche secondo e siamo pronti a formare le nostre praline di biscotto. L'impasto, come vedete, sembra quasi una mousse, molto morbido, e formeremo i nostri biscotti e poi dovrà riposare in frigorifero per almeno 2-3 ore. Io l'altra volta li ho fatti riposare anche 4 ore in frigorifero prima di infornarli. Ma ora puliamo bene tutti i bordi e poi andiamo a formare i nostri biscotti. Io ne ho già fatto uno per farvi vedere come vengono grossi, perché per uniformare tutti i nostri biscotti io utilizzerò questo dosa gelato che potete trovare in qualsiasi negozio di casalinghi. In questo modo, dalla ciotola direttamente andate a prelevare una quantità.
appianate casomai con le mani pulite l'impasto all'interno della forma e andate a dosare la pallina direttamente sulla carta forno. Io ne dispongo 3 per ogni fila perché questi biscotti si allargheranno leggermente durante la cottura. Continuate così fino a esaurire tutto il vostro impasto. Io ho usato 2 teglie da forno che poi andrò a mettere in frigo. Ci vediamo dopo, prima di infornarli. Eccoci qui, i nostri biscotti hanno riposato in frigorifero. Io li ho lasciati ben 4 ore, avevo delle commissioni da fare e li ho lasciati riposare in frigorifero. Prima dello scadere delle 4 ore ho acceso da una ventina di minuti il forno a 180 gradi e fateli cuocere per 15 minuti o comunque fino a che saranno ben colorati. Ci vediamo dopo per il risultato. Ah, e preparate un buon cappuccio oppure una tazza di tè fumante. Sono buonissimi. Eccoci qui, i nostri biscotti con le castagne sono pronti per essere gustati. Hanno cotto a 180 gradi per 15 minuti, comunque fino a doratura completa. Mi raccomando, quando li togliete dal forno, se avete la possibilità, fateli raffreddare su una gratella per torte, per biscotti, altrimenti non smuoveteli subito per metterli su un piatto perché saranno molto molto morbidi e tenderanno a disfarsi nelle vostre mani. Questi sono completamente freddi e noi siamo pronti a gustarceli perché è ora di merenda. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, se vi è piaciuta mettete un bel like al video e vi siete iscritti al canale? Ci sono tantissime altre ricette che vi aspettano. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.